Siamo con il maresciallo Falco, comandante della stazione di Camucea. Allora, un ottimo lavoro, avete scoperto una brutta sorpresa. Sì, diciamo che con un'indagine di mercato sui prezzi operati nel comune, nella Valdichiana, nel comune di Cortona, abbiamo attivato delle indagini in quanto delle ditte facevano prezzi non regolari, cioè non commisurati al prezzo del mercato. Da una serie di servizi che sono partiti nel mese di maggio abbiamo constatato che vi erano degli operai messi licenziati e poi messi in disoccupazione che venivano fatti lavorare da queste ditte in modo di mettere in essere una situazione delinquente finalizzata alla truffa in danno dello Stato e lo sfruttamento del lavoro in nero, con una serie poi di falsificazioni di documentazione proprio tesa a farsi rilasciare il sussidio di disoccupazione. L'oggettivo però c'erano delle sponde anche locali. Sì, c'erano delle sponde locali, infatti abbiamo poi deferito un direttore di banca, un autista di mezzi pubblici, un dipendente della pubblica amministrazione che curavano i contatti, curavano gli appalti e procedevano alla falsificazione e alla contabilità dei documenti.